Io non avevo capito cosa aveva in mente Pasquale, io pensavo al futuro, invece no, raccontiamo anche il presente. E oggi l'ho raccontato molto bene. Allora, io mi ricordo che da giovanissimo liberale ero un fan accanito di Gabriele Albertini e parlandogli con un suo ex assessore, che è un mio amico da una vita, che è Salvatore Carrubba, mi ricordo che guarda, il fenomeno della digitalizzazione sulla città e quelle della globalizzazione saranno devastanti. Hai un fenomeno di scollamento di spazi, cioè da territorio a deterritorio. E in questo Gabriele Albertini è stato grandioso, perché ha saputo inventare una città policentrica che non lo era, o comunque cominciare una città policentrica, soprattutto ha scollato e ha creato il futuro di Milano, che è quella che stiamo vedendo adesso. Si è un po' arrestato questo percorso di pianificazione, di immaginare il futuro. Quindi l'ultima grande idea di eliminare il futuro la dobbiamo Gabriele Albertini, che oggi noi stiamo vivendo in questi scatti. Io talmente le cose fatte, anche dopo facendo pratica legale da quello romano, che uno ha perso il conto, però se Milano oggi è bella da vivere, lo dobbiamo soprattutto a Gabriele Albertini, quindi grazie, ve l'ho ricordato e grazie per la tua presenza. Grazie a tutti per essere qui e assolutamente il Bernissage vero con un aperitivo aperto in fondo. Grazie ancora.